Sulle temperature estiva al Cannarsa di Termoli per l'esordio casalingo della formazione di mister Raffaele Esposito in Serie D. Buono il colpo d'occhio sugli spalti, dirige il confronto Alessandro Colelli della sezione di Ostia. Ripartenza rapida di Carnicelli a destra che taglia come un burro la retroguardia in completo scuro. Sul secondo palo è appostato Carnevale, lasciato indisturbato. È un gioco da ragazzi il vantaggio dei giallorossi molisani al minuto 13. Moro incolpevole. Speculari le squadre sul rettangolo verde 4-3-3 scelto da Mattoni ed Esposito. Ancora la conclusione, gli Adriatici, padroni di casa, Delrico scarica per Romano, sul destro si distende sicuro il portiere marchigiano Moro. Arriva il pareggio ospite inaspettato, Tizzi pescato solo nei 16 metri, rimette basso all'interno dell'area piccola. La deviazione involontaria del difensore Cioffi mette fuori gioco il suo estremo difensore Merelli al 30° e 1-1 al Cannarsa. Il Termoli perde palla in mediana, break dell'11 della provincia di Macerata, irrompe dalla lunga distanza all'esterno Massarotti, si accartoccia a Merelli per evitare guai. Dopo un minuto di recupero, il fischietto romano Colelli manda i 22 in campo negli spogliatoi. Giusto il risultato di parità dopo i primi 45 minuti. Meglio il Termoli in avvio, finale invece per gli ospiti che si muovono attorno a Gori. Ripresa a campi invertiti. Nagy dalla mattonella dopo 60 secondi di gioco. La sfera, giro, si perde in curva. Primi cambi dalle due panchine. Lo russo, Cigliano e Ferrante nei molisani, Alage e Riveron negli ospiti, tutto questo dopo 11 giri di lancette. Il Tolentino chiude le linee di passaggio degli avversari. I termolesi appaiono sfiduciati ed involuti per le difficoltà di imbastire manovre degne di nota. Duettano Alage e Vitiello in contropiede prima della mezz'ora, sfera smorzata dalla retroguardia di casa. Le emozioni latitano, si resta in parità. Sussulto termolese 2 minuti più tardi sull'uscita non convincente del portiere Moro. L'ultimo tiro è di Cigliano dalla media distanza, al lato non di molto. Invenzione di Lorusso per i locali sulla linea di fondo campo, ma si perde sul più bello. Palla addosso a Moro che lo aspetta sul primo palo. Il Tolentino si riversa in massa nell'area dei molisani, spiraglio per il neo entrato Tanculic che fulmina Merelli con una rasoiata all'angolo più lontano. Ospiti in vantaggio 2-1 al minuto 38. Ultime speranze per la truppa termolese in chiusura di gara. 3 minuti di recupero. Al primo di questi Adorni abbatte Cioffi, cartellino rosso e ospiti in 10. Ma i cremiri resistono senza particolari affanni fino al triplice fischio di chiusura e si godono i 3 punti. A testa bassa escono invece dal campo i giallorossi.